deciso che sulle misure che vengono prese è meglio non rispettiamole. Diciamo che quando ci si muove con la precauzione c'è sempre la speranza di aver esagerato rispetto Certo. alla, diciamo, possibilità. La cosa è che non è che ci sono questioni, ha ragione Gandiani, non è che ci sono questioni che riguardano i tecnici, è chiaro che nessuno, non sono virologo, quindi di virus non ne parlo di sicuro, però è un errore dire ce lo dicano gli esperti cosa fare. Oggi, per esempio, se prendete il giornale, nelle pagine interne ci sono due professori di matematica, quindi di calcoli, che partendo dagli stessi numeri giungono a considerazioni esattamente opposte Come circa la alcuni diffusione. virologi. Come i virologi, e quindi alla fine la decisione, la responsabilità di cose di questo tipo ricade ovviamente sul governo e quello che del resto. Nel momento in cui hai fatto il decreto che stabilisce lo stato di emergenza, in quello stesso momento tutte le decisioni sono accentrate dal governo. Anzi, io ho trovato abbastanza singolare che si siano dovuti fare dei decreti legge successivi, perché hai già stabilito che nello stato di emergenza procede. Però attenzione, che la questione che si presenta è molto. Oggi noi possiamo dire francamente che quest'anno sarà un anno di recessione. Quest'anno noi porteremo complessivamente a casa un segno meno. L'Italia da anni purtroppo cresce meno di tutti gli altri quando si cresce. Una volta che crescevamo la metà, adesso siamo a un quarto, eravamo a un quarto nelle previsioni, andremo peggio. E decresce, cioè recede molto di più quando si va indietro. Ma se questo dato che è complessivo lo si disaggrega, si scopre che ci sono dei pezzi d'Italia, commercio, turismo, trasporti, industria, che sono cresciuti in questi anni più di quanto non siano cresciuti in Germania o in Francia. Il rischio grosso è colpire questa parte qua d'Italia che cammina. Attenzione, perché la crisi che noi adesso affrontiamo, che è aggravata dal virus, non è generata dal virus, è Certo. aggravata dal virus, non affrontiamola spendendo soldi del contribuente o peggio ancora proietti a debito, perché i soldi a debito, che siano fuori o dentro il patto, sono sempre soldi che bisognerà pagare. Non spendiamoli per accudire i mali, devono essere spesi per guardare avanti. Faccio un esempio, è inutile dire. Chiudo le scuole, arrangiatevi con le piattaforme per fare la didattica digitale, perché per la miseria noi abbiamo competenze, Manifatturiere. conoscenze, prodotti italiani, che non è un problema di che io sono un globalista, non è un problema di chi ha fatto il prodotto, è quali dati fai circolare. Tutti i dati delle scuole, degli studenti, sono dati importanti, sono dati sensibili, devono stare su piattaforme italiane, gestite in Italia. Noi abbiamo le competenze per fare questo, allora anziché oggi. Tutti i docenti che si arrangiano con WhatsApp anziché YouTube, che siano benedetti. Ma non è così che deve funzionare. Il Ministero dell'Istruzione oggi non deve stare lì a dire speriamo di riaprire, deve stare lì a fare. Adesso che le piattaforme partano e che funzionino anche dopo, la stessa cosa vale per il commercio estero e così via, si possono fare diversi esempi. Occhio a non mettere i soldi Cioè, da un solo male nel un bene. consolare, nell'accudire rispetto alla botta che prendi, perché poi dopo ti ritrovi abbattuto e per giunta con più debiti, Ah, che quelli lì non te li alleggerisce nessuno. da un male un bene. Ci sono due notizie economiche importanti. Ve le annuncio perché mi fermo. La borsa di Seoul va benissimo, però in Gran Bretagna chiude una compagnia aerea. Effetti diversi di questa situazione. Fra poco.